Salve a tutti, vediamo come creare un effetto un po' particolare di un'immagine, che io ho chiamato effetto poster, però potete chiamarlo come volete, per arrivare, vedete, da questa immagine a questa. Diciamo subito che se per caso avete un'immagine su uno sfondo brutto, vi conviene prima selezionare lo sfondo, poi cancellarlo e magari cambiarlo, eccetera. Se invece lo sfondo non presenta grandi problemi, potete usare tutta l'immagine come faccio io adesso in questo momento. Quindi abbiamo il nostro sfondo, Ctrl J, duplichiamo il nostro sfondo, poi andiamo in immagine e facciamo duplica. Quindi duplichiamo questa immagine. Duplichiamo sono gli uniti, lo chiamiamo C, facciamo C, M, Y, K e lo salviamo. Poi vedete, si è creata una nuova immagine, CMYK, che l'abbiamo denominato in questo modo. Poi andiamo sotto, sempre immagine, metodo, lo trasformiamo davvero in CMYK. Diciamo ok. E ora andiamo a vedere, guardate, i canali di questa immagine con questo metodo. Vedete, abbiamo già, andiamo a vedere, ciano, il magenta, il giallo. Non sono granché come canali, e il nero, e prendiamo proprio questo canale nero. Quindi ritorniamo al canale composito, trasportiamo anche qua e ritorniamo alla nostra immagine di base e andiamo sotto immagine e aperchi immagine. Chi mi segue conosce già questa finestra, aperchi immagine, e qui vedete dobbiamo andare a scegliere la sorgente, che è il nostro file CMYK. Segniamo, poi il livello sfondo va bene, il canale invece andiamo a scegliere proprio quello nero e poi come fusione invece mettiamo scolora, vedete, opacità 100% e diciamo ok. Ora possiamo chiudere sia il file CMYK, poi togliamo anche questo che non ci serve più e andiamo a applicare il filtro poster. Adesso andiamo sotto filtri, poi galleria filtri, e andate a scegliere effetto poster, scusate, contorni poster. Ora qui potete scegliere varie impostazioni, lo spessore del contorno, l'intensità del contorno, il fattore. Adesso qui facciamo delle prove, ma io ho già trovato, vedete, facciamo per esempio, portiamo lo spessore a 3. Poi anche l'intensità lo portiamo a 3, mentre vediamo, abbassiamo il fattore qui a 0. Vedete, quando riuscite a trovare questo effetto, direi che, proviamo a alzare un po', no, direi che a 0 può andare bene. E premiamo ok. Ora non ci resta che abbassare il riempimento del livello. Guardate, portiamo circa la metà. Vedete? Facciamo sul 55-53. Così. Naturalmente, secondo l'immagine poi che ci troviamo di fronte, possiamo cambiare le varie impostazioni del filtro, vedete, come abbiamo fatto prima, e trovare quello che più ci può piacere. E anche qui il riempimento trovate voi la percentuale giusta. Addirittura guardate, se potete anche creare una maschera su questo livello, poi prendere un pennello, vedete, un pennello abbastanza morbido, un'opacità abbassate e creare anche delle, vedete, delle parti un po' più, guardate, vedete. In questo modo. Vedete voi, insomma, poi di lavorarci sopra. Anche qui, se volete scurire anche le parti dello sfondo, vedete voi, adesso questo lo cancello, e questo è un effetto direi abbastanza gradevole e carino. Non mi resta che salutarvi, ci vediamo al prossimo tutorial. Arrivederci.